Ho detto che era curioso, che voleva capire e che era sempre pronto al confronto. Ma solo dopo la sua morte ho capito fino a che punto. Infatti, il giorno del suo funerale, il Valcesano Social Forum, rete entroterra disubbidiente, ha affisso un manifesto per le vie di Pergola, che rimane uno dei migliori tributi a Marco. Così si leggeva: Marco Becci era un funzionario della cooperazione internazionale. Adesso Marco è morto a Nassiriya. Marco non era uno dei nostri, anzi, le nostre idee divergevano fortemente. Marco era un uomo di destra, profondamente e sinceramente convinto delle sue idee, come noi delle nostre. Ma non temeva il confronto. Era spesso presente alle nostre assemblee pubbliche che trattavano di temi internazionali. Lo aveva fatto per quella sulla Bosnia, dove lavorava, subendo le contestazioni nostre e quella dei bosniaci presenti sulla necessità di quei bombardamenti. Lo abbiamo incontrato ancora a quella sui fatti di Genova 2001. Seduto, defilato, ha ascoltato con attenzione, ha preso appunti, mai una parola. Ci ha confessato che troppa era la rabbia che quelle menti e quei corpi umiliati, offesi, esprimevano, perché con lucidità si potesse estrinsecare un ragionamento che andasse al di là dei tragici momenti. Ma una cosa ci ha sempre unito: il rispetto e il mettere al centro del nostro ragionamento l'essere umano. La terra sia lieve a te, come il futuro lo sia alla tua compagna Carla e ai tuoi figli. Non sapevo che Marco partecipasse a quegli incontri e ho apprezzato moltissimo il riconoscimento pubblico del forum. Cristina, un'amica.